Ciao ragazzi, bentornati in Dark Souls 2. Nella precedente parte abbiamo fatto fuori la sentinella flessibile, che era il boss a difesa della nave che vedevamo da questa parte. Siamo alla Bastiglia Perduta e per il momento facciamo un ritorno a Maggiore e saliamo un po' di livello. Eccoci qua dal nostro Araldo. Sì. Here. Me l'ero dimenticato. Perfetto. Mettiamo l'intelligenza di 2 così aumentiamo l'attacco magico. Perfetto. Adesso volevo andare a vedere qua. Non ho proprio idea di dove andare adesso. Mi sembra che si andava per la torre. E tu che ci Oh, fai qua? hello there. An honor to see you again. This room is not as it seems, and only this lovely thing reveals, and this you love. Shall I provide you? Hai capito? Madonna, 2000 anime. Go ahead then. To cast miracles, miracles began as tales. We preserve their will with law. Pray to you must. May the power of Ed ecco qua, abbiamo scoperto dove andare. Acqua rossa, sempre molto utile. Cosa c'è l'abisso qua? Brutto posto, stretto, non mi piace. Qua c'è una morte. Falò più avanti. Mercante. Falò più avanti. E tu chi sei? I don't know who you are, but leave me be. The frailty of the weak disrupts. Leave me. I'm interested in one thing, dark. Leave me. I'm interested in one thing, dark. Guarda se non devo essere non morto per parlare con sto tizio. Leave me. I'm interested in one. Ok.
Boschetto del cacciatore. Ecco il falò. Qua c'è morto. Scienci da prigioniero. Stracci indossati da prigionieri vuoti, sembra che venissero portati sul torso. A giudicare dall'aspetto e dal disegno, si tratta di semplici scarti di tessuto sbrindellato. Odora di essere vuoto. Aumenta le probabilità di trovare oggetti. Sì, ma chissà quanto è scarso di difesa. E questo cos'è? Prova a saltare giù e poi scontro a distanza. Per questi funghi? Eh sì. Che dite, ci proviamo? Beh, mal che vada il falò è qui vicino. Mi dispiace soltanto usare la stregone e l'effigie. Ok. Cos'è quello? Se ce la facciamo da qua, perché nell'acqua non ho molta mobilità. Perfetto. Muschio velenoso, ottimo, direi. E qui troviamo invece stocco di Rickard, come quello del primo. Eccolo qua. Uno stocco riccamente decorato, pare che appartenesse al principe di un'antica leggenda. Esistono numerose versioni della storia del principe che vagava per i regni e finì per diventare non morto. La maggior parte di questi racconti finisce in tragedia, ma ci sono alcune eccezioni. Su, farfallina. Ok. Grande anima di soldato ignoto. Ascensore. Ah, ecco qua, è qua la parete. Questi hanno
armi avvelenate. Spada dritta spezzata. Via segreta più avanti, quindi prova a saltare giù e scendiamo le scale. Via segreta più avanti, quindi salto. Pugnale da bandito. Abbiamo pietre. Secondo me si muore. Quindi evito. Però non c'è altra strada. Sbagliato. Sono i banditi. Là c'è un oggetto, però prima di buttarci, quando sappiamo come salire, vediamo un po' qua. Non c'è niente. Ma spegniamo per il momento. Scendendo o salendo? Ok, eccoci di nuovo qua. Non è che è l'unica a buttarci davvero lì? Possiamo continuare. Entra un po' di luce. Se non sbaglio dovrei avere un teschio esca. Forse anche più di uno. Due. Più lontano.
Aspetta che... Ma qua c'è un ponte. E questo è il ponte che si vedeva dai trailer, quello dove ci sono tutti i draghi che svolazzano. Ne sono sicurissima. Oh, non è una porta. Bene, visto che quel pozzo non è l'unica alternativa, andiamo di qua. Un falò. Davvero ottimo, direi. Vediamo dove siamo, approfittiamone. Dovremmo essere qua, accesso al ponte. Prova giù. Vero. Però prima proviamo qua. Ok, abbiamo fatto la scorciatoia dall'inizio della zona, se vi ricordate. Adesso siamo qua. Vediamo se fa cadere anche questo. No, perché c'è la strada da qua. Questa, se non sbaglio, è la zona della beta. Sì, questa è la zona della beta, me la sto ricordando. Però non ho visto molto di quel video perché appunto non volevo spoiler. C'è un oggettino. Grande anima di non morto perduto e l'oppo l'arancione piccola. Che non mi ricordo cosa facevano. Aumenta temporaneamente la difesa al fuoco. Ok. Cavolo ciccione, sei veloce. Qua c'è un altro ponticello. Su c'è un oggetto. Questo è uno di quelli che era giù, aiuto. No, 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 no! Cavolo! Fantasma mi ha fatto prendere una paura. Allora, vediamo dov'è quello. Tornato indietro? Sì. Ok. Andiamo a prendere quell'oggetto. Ci sono degli oggetti. Chissà come si entra. Mazze chiodate, grande anima di soldato ignoto. Lo sapevo che era una trappola, lo sapevo.
Ragazzi, guardate, mi fermo qua perché non voglio, come sapete, non voglio fare video troppo lunghi e già stiamo sforando i 20 minuti. Però non vi preoccupate che riprendo l'esplorazione proprio da questo punto. Grazie per averci seguito, ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!